Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi l'anteprima, grazie ovviamente a Konami, di Fantasmi dal passato. Ma andiamo a vedere. Questo set uscirà ufficialmente il 16 aprile e contiene, oltre le nostre amatissime Ghost, che sono un pezzo che non si fanno vedere, in più verranno dati supporti per 9 mazzi e introduce due nuovissimi archetipi. Ovviamente dentro ogni confezione troviamo 3 bustine con artwork differente, una con Glorioso Soldato Nero, Soldato del Caos, una con il Drago Firewall con artwork alternativo e l'ultima con il Mago Nero. Ma adesso andiamo ad aprirlo. Mi dispiace un po' rovinare la confezione, ma stavolta dovrebbe andare tutto per il verso giusto. Forse. Ok. Abbiamo 3 bustine con 5 carte per busta. Togliamo. Adesso andiamo ad aprire. Allora, mi piacerebbe un sacco riuscire a sbustare la Ghost. Però non so quanto potrà essere difficile. Allora, abbiamo Sincro, Fusione Miracolo, Richiamo di Apazon, Cosmogio, carino, credo dentro il set ci siano anche tutte le altre. Ah, ok. Terrore di Trishula, carino almeno per rendere foil il mazzo. E per concludere, Drago Stella Cadente TGX. Carino, non è male. Adesso andiamo al secondo. Allora, Castello Magi Dolce, quindi anche i Magi Dolce hanno ristampato. Poi abbiamo Rara Metalfosi Bismuth Marcia, Cavaliere Stella Astel, che dovrebbe essere l'archetipo nuovo. Poi abbiamo un altro Metalfosis, Acciaio Uomo. Poi Turmine Dragunità, ci sono quindi anche i nuovi supporti Dragunità, quindi non è male. Che molta gente li aspettava, neppure carina. Adesso andiamo all'ultimo. Allora, abbiamo combinazione Metalfosi, ricopertura, recupero, carino, ultra, città degli ingranaggi e arrivo Cavaliere Stellato. Dopo a fine video ci andiamo a vedere queste carte nuove. Poi apriamo il secondo. Allora. 1, 2 e 3. Allora, questo è un po' più grezzo, dai. Allora, primo pack. Dimenticatoio Dragunità, Lardo del Tempo Reoder, carino, Lardo del Tempo Cronomagistro, Sigillo Ieratico del Bando e Cavaliere Stellato Flamel. Sono fighissimi comunque. Sono dell'idea che ci sia una storia dietro queste carte, ma sarà il tempo a dircelo. Poi, vediamo. Un altro Metalfosis. Allora, abbiamo Mithrillum. Poi, Solarvite Guaritore, carino. Bella. Poi abbiamo Tefnuit Ultra, che non è male, era difficile da reperire. Cambio di maschera. E poi, carino, Drago Armato livello 10, che iniziava a essere impossibile da trovare, la versione vecchia. E trovarlo ultra sinceramente non mi dispiace. Per concludere l'ultimo pack di questo secondo box, vediamo cosa ci dà. Allora, una ristampa Salamagna Crestato, poi abbiamo Solarvite Gardena, carino, Lardo del Tempo Perpetua, Magus Spruzzo, Raid Raptor Lanius Tributo e basta. E adesso andiamo con l'ultimo. Bene, confezione già aperta e andiamo col primo. Allora,
Abbiamo esplosione Xyz, poi talpa miniera, drago Xyz Requiem Oscuro, carino, questo non ce l'avevo, mi serviva. Poi abbiamo sigillo ieratico della supremazia e poi arciere Laval. Questo dovrebbe essere uno dei supporti nuovi. Poi off camera vi leggerò tutti gli effetti e vi farò sapere. Abbiamo città degli ingranaggi. Richiamo Diapason, Drago Ieratico Ezet e per concludere Solar Vite Santuario. No, aspetta, c'è l'ultima. Ah, carino! Cyper X, Drago Occhi Galattici, bello, e si evoca con due mostri di livello 10. Adesso andiamo all'ultimo, sì, mi rimane questo. E vediamo cosa ci propone. Allora, abbiamo Solaravanon Dryas, poi abbiamo l'Arlo del Tempo Avvio, Sigillo Ieratico del Riflesso, Ancella Vulcano e per concludere Voivoda Vampiro. Adesso volevo vedermi un secondo una carta che mi sembrava interessante, almeno l'archetipo sembrava interessante, che è Cavaliere Ieratico Stellato Astel. Allora, livello 4, fata, effetto rapido, puoi scegliere come bersaglio un mostro luce che controlli, offrilo come tributo e se lo fai evoca specialmente un mostro luce drago di livello 7 dalla tua mano. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero, poi scegliere come bersaglio un mostro luce drago di livello 7 che controlli. Esso guadagna 1000 di attacco fino alla fine del turno del tuo avversario. Puoi utilizzare, vabbè, ogni effetto una volta per turno. Carino, non mi dispiace. Ci posso fare un pensiero su questo mazzo, che c'ha anche degli artwork fighissimi. Guardate. Allora, ce n'era anche un altro, dello stesso archetipo che avevamo trovato. Eccolo. Ci leggiamo anche questo. Quando un mostro dell'avversario dichiara un attacco, puoi mandare questa carta dalla tua mano o terreno scoperto al cimitero. Evoca specialmente un mostro luce drago di livello 7 dalla tua mano. Poi, come effetto rapido, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Poi, scegli come bersaglio un mostro luce drago di livello 7 che controlli o nel tuo cimitero. Fallo ritornare nella tua mano. Puoi utilizzare solo un effetto di Cavaliere Stellato Flamel, una volta per turno. Carino, non mi dispiace. Anche questo è da tenere in considerazione, dai. Ragazzi, peccato, non è andata. La ghost sarà per la prossima volta. Comunque, alla fine, non è che mi sia andata male. E va bene, ragazzi, per oggi abbiamo finito. Ringrazio ovviamente di nuovo Konami per l'opportunità enorme che mi ha dato, fondamentalmente. Vi ricordo, come sempre, di passare qua sotto che trovate il tastino di mi piace che, se lo premete, diventa blu. Provate. Ci tengo molto a sapere la vostra opinione su questo prodotto, quindi passate qua sotto nei commenti e scrivetemi cosa ne pensate. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!